Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la HGLRC Zeus 25, flight controller IO ideale per droni classe Toothpick. Se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il manuale, la scheda, un set di sticker, un connettore ed un condensatore. Il manuale di istruzione è molto completo e ci dà tutte le informazioni sia sulla scheda sia su come fare i collegamenti. Per quanto riguarda il cavo abbiamo un connettore XT30 e fili in silicone da 22 AVG, la lunghezza è di 7 cm. Il condensatore è un low ESR 22 microfarad 35 V, possiamo notare come abbia del termorestringente per indicare le polarità. In ogni caso il polo negativo è sempre quello con la striscia e il meno inciso. Passiamo ora al flight controller, come abbiamo detto all'inizio si tratta di una scheda classe Toothpick, quindi le misure sono di 26x26 mm. Inoltre questo tipo di schede vanno ruotate di 45 gradi, quindi la loro posizione sarà questa. Il peso della scheda è di 8.4 grammi, che diventano 11.3 con XT30 e condensatore. Vediamo ora le specifiche della Zeus 25 IO. Il processore è un F722 e il giroscopio è un MPU6000. Abbiamo integrati un back da 5V a 2A e un back da 10V a 1A. La scheda ci mette a disposizione 5 porte UART. Per quanto riguarda l'alimentazione possiamo usare batterie da 2 a 6 celle. Su questo punto della scheda notiamo il chip dell'OSD, grazie al quale possiamo visualizzare a schermo tutti i dati della telemetria come RSSI, carica della batteria, timer di volo, eccetera. Questo è il tasto boot per fare l'aggiornamento firmware, non sempre comunque è necessario premerlo. Vi ricordo che il target di questa scheda è Zeus F722 IO. Su questo lato della scheda abbiamo i pad per collegare la ricevente. Ci sono terra, alimentazione e due porte UART, la 1 e la 4, entrambe complete di TX ed RX. In questo modo possiamo collegare senza problemi una ricevente Crossfire o una FRSky con telemetria. Vi ricordo che su processori F7 non c'è bisogno di pad specifici per le riceventi FRSky, ma possiamo usare qualsiasi TX ed RX perché le inversioni sono gestite dal processore. Naturalmente sono supportati anche gli altri protocolli come FlySky o Spectrum. Questo pad è un'uscita 10V che consideriamo come riserva, perché per le riceventi non serve. Su quest'altro lato abbiamo terra, 5V, R2 e T2 che possono essere usati per collegare un GPS. Non mancano i pad per collegare un buzzer ed una striscia LED. Qui abbiamo il più e il meno dove andrà collegato il cavo di potenza che ci viene fornito in dotazione. Saltando sull'altro lato troviamo le connessioni per videocamere FPV e VTX, nonché la porta UART 3, anche questa completa di TX ed RX. Sempre in questa serie di pad troviamo il back a 5V e quello a 10V. Questi pad possono essere quindi usati per collegare videocamere VTX analogiche, ma grazie al back a 10V e alla UART vicino possiamo collegare tranquillamente una R-Unit o una HDX Vista. Questo fa sì che il flight controller possa essere usato senza problemi sia su un setup analogico che su uno digitale. Come notiamo, sui quattro lati abbiamo i pad per collegare i cavi motore, questo lascia intuire che la scheda integra i 4 ESC. Ed ecco sull'altro lato tutti i chip relativi agli ESC. Le caratteristiche degli ESC sono a dir poco sorprendenti se consideriamo le dimensioni ridotte della scheda. Parliamo di ESC da 25A con un picco massimo di 30A per 10 secondi. Il firmware è BLE32, quindi compatibile con D-Shot ed RPM filter. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e a mio parere HGLRC ha messo su un piccolo gioiellino, perché questa scheda ha tutto quello che si può chiedere ad un flight controller classe Toothpick e molto di più. Di solito infatti queste schede hanno delle caratteristiche al di sotto delle controparti 20x20 o 30x30, invece qui abbiamo un F7 con ESC BLE32 da 25A che supporta LiPo fino a 6 celle. Grazie a queste caratteristiche possiamo usarla su qualsiasi toothpick da 3 pollici, ma a mio parere possiamo spingerci anche ben oltre. Questa scheda infatti può essere usata su droni ultraleggeri da 4-5 pollici, anche con motori 2004 come questi Beta FPV. In questo modo avremo un peso super contenuto e prestazioni al top. Un altro aspetto molto positivo è il back integrato a 10V, grazie al quale potremo scegliere se fare una build analogica o digitale.
In conclusione, se dovete assemblare un ultraleggero da 3 a 5 pollici, questa KGLRC è da prendere sicuramente in considerazione. Le sue ottime specifiche la rendono versatile e adatta a diverse tipologie di quad. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione della KGLRC Zeus 25. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.